Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno di mercoledì 25 gennaio 2023. Eh sì, oggi celebriamo la conversione di San Paolo. La conversione di San Paolo. Sapete, questo termine, conversione, è un termine molto controverso nella storia e nella letteratura paolina. Anche perché i termini tecnici della conversione all'interno di tutta l'opera paolina si trovano soltanto 3 volte. Quindi un po' poco per dire parlare di conversione. Lui effettivamente non ha mai parlato di conversione, tutt'altro. E ha sempre colto la sua storia, il suo percorso personale come una rivelazione di Gesù Cristo. E quindi a un certo punto il Signore gli ha fatto comprendere direttamente che cosa volesse da lui. Beh, certamente questo episodio è però molto importante. L'Evangelista Luca negli Atti degli Apostoli lo racconta per ben 3 volte. E qui abbiamo una cosa molto interessante, abbiamo il secondo di questi racconti, quello che lui, per difendersi tra l'altro, a Gerusalemme in lingua ebraica terrà davanti alla sua gente e descriverà così, dice: ero a mezzogiorno, all'improvviso una grande luce sfolgorò attorno a me, caddi a terra e sentì una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ci sono 2 elementi che sono molto importanti, l'incontro e la cecità. La cecità, diciamo così, è il riflesso fisico anche della dispersione, o meglio ancora del disorientamento profondo che l'Apostolo Paolo avrà. Ha bisogno di risposte, c'è stato qualcosa che è entrato nella sua vita e lo ha del tutto scombussolato, sconcertato. Ma c'è un altro elemento che lui valuterà molto attentamente: perché mi perseguiti? Io sono Gesù Cristo. L'identificazione dei cristiani con Cristo per lui sarà determinante anche a livello della sua successiva riflessione teologica. Comprenderà che quel mistero dell'unione di Cristo con i cristiani è determinante per comprendere l'opera di Dio Padre. Parlerà di corpo di Cristo, ovviamente, e parlerà di noi come membra. Ma c'è un ultimo elemento che vorrei sottolineare, ed è questo: che un certo Anania, devoto della legge, stimato da tutti i giudei là residenti, quindi dice non una persona che voi non conoscete, venne da me e mi disse: Saulo, fratello, torna a vedere. C'è un aspetto importante che è il perdono della Chiesa, illuminata da che cosa? Dallo Spirito del Signore, che fa vedere in quel personaggio non soltanto un nemico, ma fa vedere un fratello perdonato da Dio, addirittura chiamato da Dio. È una chiesa che però risponde con dinamicità e con immediatezza a che cosa? A quello che il Signore le pone davanti. E quindi molto interessante questa duplice dimensione, da una parte di Saulo che comincia il suo percorso, si interroga profondamente, dall'altra anche però di una chiesa capace di cogliere l'azione di Dio nel mondo, anche quando va al di là, ovviamente, dei propri schemi. Il Vangelo, il Vangelo è il mandato che troviamo alla fine del Vangelo di Marco, molto semplice ma anche estremamente efficace. Ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Ad ogni creatura. Ecco perché è stato scelto questo testo del Vangelo di Marco e la sua finale, ed è il mandato missionario.
annunciate il Vangelo ad ogni creatura. Qual è l'elemento che ha spinto San Paolo ad andare verso tutti? L'elemento personale, soggettivo? L'amore per Gesù da portare a tutti? Io penso proprio di no. L'Apostolo Paolo vive, dopo la conversione, lontano dalla Chiesa. Anche se Anania si avvicina, anche se lo riporta, diciamo così, nell'alveo della comunità credente, ma non è accettata la sua testimonianza. E noi sappiamo dalle sue lettere che lui, almeno 14 anni, è tornato dalle sue parti, è tornato a fare altro. Ed è interessante vedere come l'attività missionaria di Paolo sia identificabile in 12, massimo 13 anni. E non nasca come adesso prendo e vado ad annunciare. Le risposte con Gesù hanno portato a una profonda riflessione, ma ancora a non comprendere fino in fondo la sua vocazione. Sarà dopo Antiochia, quando Barnaba andrà a prenderlo, che comincerà a comprendere che cosa la fede cristiana e Gesù in ultima analisi chieda a lui. Allora sì che la missione lo appassionerà, riconoscerà questa sua identità per la missione, dopo però che è stato cambiato ed è stato formato. A quel punto si dedicherà totalmente alla missione. E io posso anche dire che quando scrive la lettera ai Romani comincia a scindere, la scrive da Corinto tra il 55 e il 57, e comincia a scindere il suo percorso di vita da quello del Vangelo. Ecco perché secondo me concepisce il viaggio in Spagna per completare questa ideale dimensione, ideale predicazione del Vangelo, perché proprio si è andato da tutte le parti. Paolo identificherà il donarsi al Vangelo come la risposta gratuita al suo Signore, ma gli ci vorrà molto tempo per comprenderla e per maturarla dentro di sé. Però nel momento in cui l'avrà maturata, Paolo è Paolo, si donerà con completa dedizione alla sua opera. Ecco, in questa giornata preghiamo perché il Signore ci faccia comprendere fino in fondo la nostra vocazione e noi, come Paolo, ne diventiamo disponibili a compierla nella nostra esistenza. Ho finito, vi ringrazio, ci sentiamo domani.